significa più forze dell'ordine, significa spiegare all'opinione pubblica che la criminalità organizzata è il principale ostacolo a nuovi investimenti, alla crescita, perché a me è capitato di parlare con parecchi imprenditori che dicono: guardate, voi potete fare molte cose al sud, incentivi, tutte cose che vanno fatte, le infrastrutture, ma se io non sono sicuro per la mia impresa e per la mia famiglia, vado da un'altra parte. Allora la lotta alla criminalità organizzata è un'altra emergenza su cui deve essere impegnato tutto il paese. Insomma, queste cose è difficile che le faccia un governo che avrà sia alla Camera che al Senato determinante la Lega Nord, determinante nei voti, e l'hanno già ricordato anche ieri sera Maroni, io lo rivedrò stasera, ma insomma ci tengono a sottolinearlo: noi saremo determinanti e faremo valere il nostro peso, e questo andrà purtroppo vincendo loro a scapito di un pezzo importantissimo del paese. Allora usiamo queste settimane, questi giorni, quanti ne mancano? 5, 4, 5, ma se anche sabato si possono fare delle cose senza violare la legge, perché la cosa che vi voglio dire la si può fare fino a domenica, perché guarda, per questi sondaggi che sono più interessanti perché non guardano lo 01, dicono che un quinto degli italiani decide non in base alla televisione, ma decide ascoltando il consiglio di una persona di cui si fida, che significa un amico, un collega di lavoro, un parente, un familiare, un vicino, un candidato. Allora usatele tutte, guardate, è sufficiente che ognuna delle persone che sono andate a votare il 14 d'ottobre nei prossimi giorni ne convinca un'altra e avremo aritmeticamente vinto l'elezione. Ne avete 5 giorni, ognuno di voi convinca una persona e consegneremo all'Italia il futuro.